Facciamoci imitatori di Dio quali figli carissimi. Guardare Gesù che ci parla, che ci fissa negli occhi con la sua tenerezza, con la sua compassione e con la verità della liberazione. Perché, cari fratelli e sorelle, dobbiamo liberarci dai legacci di questo mondo, dai legacci dell'io, dell'amor proprio, della supponenza, della presunzione, per essere liberi e poter correre da Gesù per parlargli, per ascoltarlo e per viverlo in pienezza di grazia e di santità. Gesù, come racconta Luca, stava insegnando nella sinagoga, la chiesa degli ebrei, in giorno di sabato, giorno sacro al Signore. E questa donna, che era legata da 18 anni da questo spirito immondo, viene cercata da Gesù. Non è stata la donna a cercare Gesù, è stato Gesù a cercare la donna. Gesù la vide, la chiamò a sé. Donna, sei liberata dalla tua malattia, perché Gesù leggeva e legge nei cuori, sa i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre attese, le nostre sofferenze. Ed è bellissimo questo, cari fratelli e sorelle, questa persona era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Chi sta dritto guarda il cielo, guarda davanti a sé, ma chi sta curva guarda per terra. E quindi viene così quasi risucchiata dalla terra, non è capace di elevare lo sguardo al cielo. E Gesù, guarendola, le offre il cielo, la bellezza del creato, le offre la bellezza della guarigione. Perché bisogna essere così ottusi, così chiusi, così legalisti, atrofizzati dalla legge e non sentirsi invece col Signore, liberi, ascoltarlo e fare ciò che il Signore ci dice? Ecco cosa vuol dire imitatori. Gesù ci dice come comportarci e se noi abbiamo qualche dubbio per la nostra incapacità, allora noi guardiamo quello che fa. Perché, cari fratelli e sorelle, Gesù trasforma la non capacità delle persone nella capacità di capire e di operare. Ed è bello questo. Il capo della sinagoga rimane scandalizzato. Ci sono 6 giorni e tu invece hai compiuto questo miracolo nel 7° giorno, nel giorno sacro al Signore. Gesù sapeva delle leggi, delle prescrizioni, le conosceva, ma sapeva anche che volevano metterlo in difficoltà, era una trappola questa. E Gesù risponde con la saggezza e la sapienza che gli compete. Se avete un asino o un bue legato, voi lo sciogliete perché deve abbeverarsi. E questa donna che da 18 anni è tenuta legata, io devo continuare a lasciarla legata? No.
Ecco l'esultanza di chi è toccato dalla grazia e dalla tenerezza del Signore, o di chi si lascia toccare dalla grazia e dalla tenerezza del Signore. È come aprire una finestra e lasciarsi toccare dal sole. Il sole della parola di Dio che riscalda, che ti alimenta, che ti dà nuovo vigore, energia. Che cos'è quello che rende bello questo gesto? L'amore. E Dio è amore. È amore. Perché San Paolo esorta gli Efesini ad essere imitatori di Dio? Perché chi cerca di guardare il Signore, ascoltarlo, imitarlo, allora riscopre la bellezza dell'amore. E dove c'è amore non ci può essere non amore. Che cos'è il non amore? Parlare male, pensare cose brutte, odiare. Lo dice qua benissimo Paolo. Avere pensieri e desideri di fornicazione, di impurità, di cupidigia, di volgarità, di insulsaggini, di trivialità, che sono tutte cose sconvenienti. Dice, voi non dovete averle queste cose, perché se ci sono queste cose non c'è il vero amore. Il vero amore del Signore è il vero amore del prossimo. Non c'è. Nessuno vi inganni con parole vuote. Quando noi giriamo al largo per cercare di adescare la libertà degli altri per poi schiavizzarla. No, fratelli e sorelle, perché noi così incorriamo nell'ira di Dio. E allora cominciamo da noi stessi, purificandoci, amandoci, perché se dentro di noi c'è la purezza dei sentimenti, fuori diamo purezza dei sentimenti. Se dentro di noi c'è l'amore anche verso noi stessi, ama il prossimo come te stesso, allora non possiamo non dare amore, perché l'amore verso noi stessi lo prendiamo dall'amore di Dio e ci trasfigura anche nel volto, rendendoci luminosi. Qui mi ricordo una vecchietta avanzata quasi centenaria negli anni. I suoi occhi brillavano, erano sempre commossi, lucidi, lucidi, trasparenti. È come se tu vedessi un pezzo di cielo, senza profondità, perché ti portava a percepire la presenza di Dio nell'infinito, del tuo finito. E mi ricordo pure un'altra mamma che doveva accudire il suocero. Era gravemente ammalato, non poteva stare solo. E un giorno mi disse, padre, non posso, non mi sento venire a messa la domenica. Dici bene, perché quella è la tua messa. Fratelli e sorelle, non bisogna essere rigidi. Se non c'è nessuno che possa sostituire, come quella donna che aveva il suocero ammalato grave, se nessuno può sostituire, tu devi stare lì. Perché quella è la tua messa, quella è Cristo che si offre, quella è Cristo che prega con la sua sofferenza e chiede di essere amato, perché tutta la vita, soprattutto l'Eucaristia, è amore.